Che qualità, ragazzi, in campo. Tanta qualità in campo, ragazzi. Mi sto riferendo alla partita che sta quasi per concludersi. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine del recupero dei 4 minuti assegnati, ragazzi, che sono stati appunto dati a casa del Paris. In questo momento, ragazzi, il risultato che vede è un pareggio, appunto, 0-0 tra Paris e Real Madrid. Ragazzi, allora, che dire? Intanto, ragazzi, se guardo la TV è perché, vi ripeto, mancano 2 minuti alla fine della partita. Intanto, ragazzi, prima di partire col video, vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale, ragazzi, che deve arrivare a 300 iscritti. Che dire, ragazzi? Allora, come si dice? Singolarmente, ragazzi, tanto un secondo, ragazzi, qua c'è Messi scivolato. Ok. Singolarmente, ragazzi, tanta qualità. Tanta. 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 Ma parlo singolarmente, attenzione ragazzi, non c'è fallo. Courtois block. Dicevo, singolarmente tanta qualità, ragazzi, perché Modric, Benzema, Vinicius, Mbappé, Messi, Neymar, ce ne sarebbe Verratti, ce ne sono tanti ragazzi, ce ne sono Casemiro, Kroos, ce ne sono veramente tanti ragazzi. Però comunque merita, perché dico merita perché ancora manca 1 minuto, ragazzi, non si può sapere mai, però dico se dovesse finire così sarebbe un risultato abbastanza ingiusto, perché comunque il Paris merita, secondo me, di più rispetto al Real. Il Real che comunque a casa del Paris non aveva a che fare, perché comunque, ragazzi, secondo me, sì, il Madrid è una signora squadra ancora, ma il Paris, ragazzi, vedendo i giocatori che c'ha, non è neanche da provare a mettere in considerazione. Un attimo, Mbappé. Golden Mbappé. Gol di Mbappé. Ragazzi, che giocatore Mbappé, eh? Che giocatore, vediamo qui. Mbappé sulla fascia, ragazzi, defilato sulla sinistra, quanti sono i Betty? 3. 1, 2. In mezzo a 2, 3. Mamma mia, che giocatore, ragazzi. Se l'è fatta sola questa azione, se l'è fatto da solo questa azione, ragazzi. Ha dribblato Militao e Busquets, poi arriva Valverde, ma non ci arriva Courtois sotto le gambe. Che giocatore, ragazzi, stavamo dicendo che il Paris meritava, ragazzi, è giusto così, giusto così. Comunque il Paris ci ha fatto un 2-3 azioni pericolose, non è, ragazzi, però comunque ha avuto possesso palla, il pallino del gioco l'ha sempre avuto il Paris, il Real Madrid, ragazzi, non si è visto, sempre chiuso in difesa, ogni tanto ha provato molto timidamente ad attaccare, ragazzi, ma non c'è stata storia. Paris che ha giocato benissimo, come giro palla, ragazzi, ripeto, non ci sono state, non ci saranno state 37 azioni, diciamo, pericolosissime, ma almeno un bel paio di occasioni, ragazzi, il Paris le ha avute. Un rigore, ragazzi, un rigore che Messi si mangia. Ragazzi, secondo me il peggiore del Paris, ma secondo me anche in generale, in tutti, perché comunque sì, il Real Madrid dice è stata lì. Comunque, pur se non aveva attaccato, comunque in difesa aveva difeso. Devo dire anche abbastanza bene, vedendo anche quei 3 mostri sacri che c'hanno in attacco. Ragazzi, intanto è finita 1-0. E quindi, diciamo, non me la sento neanche dire. Però, ragazzi, secondo me il peggio è stato Messi oggi. Lasciando stare il rigore sbagliato, ragazzi, che può succedere a tutti. Succede a tutti ai migliori, non parlo del rigore, ragazzi. Troppi palloni sbagliati. Io è da tanto che non vedevo Messi. Cioè, io l'ultima partita che ho visto di Messi era quando era ancora al Barcellona. L'ho visto oggi giocare al Paris, ragazzi. Non è il Messi che siamo abituati a vedere. Tanti errori, troppi errori. Non dico anche, non di ripeto, non nel rigore, ma anche tanti appoggi, ragazzi, anche di sinistro, che Messi non gli vedi fare. Non gli vedi fare. Comunque è normale, al Paris ha giocato molto peggio rispetto ai suoi cani, ragazzi, perché le qualità di Messi non si mettono in dubbio. Aspettate, ragazzi, calma. Ok, ripeto, vittoria meritata, Mbappé il migliore in campo, ragazzi, qualcosa c'è, fino al 94esimo ancora a correre come un non lo so che cosa, ragazzi.
infermabile, ripeto, vittoria meritata, ragazzi. Real Madrid ha potuto fare quello che ha potuto fare, però, ragazzi, ancora tutto aperto. È stato un gol, c'è stato solamente un gol. Ormai, ragazzi, non vale più la regola dei gol fuori casa. Quindi, vince solamente chi nel totale tra andata e ritorno fa più gol. Quindi, il Real Madrid ha tutto il tempo e tutto il ritorno per passare ai quarti. Però, ragazzi, stasera non c'è stata storia, ha meritato molto, molto di più il Paris Saint-Germain. Ragazzi, ovviamente, fatemi sapere, ragazzi, con un commento cosa anche voi ne pensate, magari. E ditemi, appunto, nei commenti chi secondo voi, per squadra, quindi sia per il Real Madrid e per il Paris Saint-Germain, chi è stato il migliore e il peggiore. Io, ovviamente, ragazzi, dico, allora, per il Real, il migliore, dico Casemiro. Il peggiore, ragazzi, non me la sento di dire il peggiore, però ho visto poco Benzema. Mi aspettavo un po' di più da Benzema. Mentre, ragazzi, il migliore nel Parese, vabbè, Kylian Mbappé. Il peggiore dico Messi. Messi, ragazzi, perché comunque il Parese tutti da 7, minimo. Tranne Donnarumma, ragazzi, che non si è visto praticamente perché non ha fatto una presa. Il Real Madrid non c'è neanche arrivato in porta. Ma il peggiore Messi. Quindi ragazzi, vi ripeto, mettete un mi piace e commentate ragazzi sotto al video dicendo appunto chi per squadra è stato il migliore e il peggiore. E iscrivetevi al canale ragazzi che deve arrivare ai 300 iscritti. In descrizione vi lascio tutti i miei profili social, Instagram, TikTok e il mio canale Viola dove ogni tanto streamo. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo domani con un nuovo contenuto. Bella!